di Alessandria, oggi il 2 giugno 2020, ci troviamo qui in via Ugolo Malfa, al quartiere Cristo di Alessandria. Perché siamo qui? Ecco, le immagini intanto si commentano da sole. Eravamo già venuti qui un po' di mesi fa con l'amico Piero Aiello. E professore, qua la situazione non è assolutamente cambiata. Una situazione che secondo me è anche peggiorata, perché ormai è evidente, anche parlando con le persone, che ci sia in atto una specie di braccio di ferro, perché esatto. L'AMIU da una parte dice che non può venire perché trova difficoltà a far girare il camion. Vediamo questo spiazzo. Evidentemente se ci sono delle macchine hanno anche ragione, non può girare il camion. Qui però al momento macchine non ce n'è. Evidentemente bisogna fare in modo con segnaletica, con interventi, far sì che le macchine non parcheggino qua. Buongiorno. Buongiorno. E da un lato i cittadini devono fare 300 metri per andare metri, al primo no, bidone libero. In qui, fondo. La situazione deve essere risolta con una giusta mediazione, perché non è possibile che in una città, in un quartiere molto abitato e denso che ci sia, questa montagna di rifiuti che tra l'altro può generare malattie, topi, eccetera, eccetera, anche un decoro che va sotto i piedi. C'è un signore che vuole dire qualcosa? È 8 anni che abito in questo. Possiamo inquadrarla? O ha dei problemi? O vuole solo la voce? Posso? 8 anni che abito in questa via qua. Per 2 volte che hanno trovato dei camion parcheggiati che bastava chiamare i vigili e farli portare via, cioè hanno tolto i bidoni. Qui ci sono 70-80 famiglie, adesso non so quante famiglie siamo in tutto. Anche cioè, non si può lasciare un degrado del genere. D'accordo, infatti. Se l'AMIU arriva e trova delle macchine o dei camion parcheggiati, chiama i vigili, i carattrezzi li fa portare via, punto. Cioè non c'è discussione, certo, non può lasciare una situazione, una roba del genere. Ci sono bambini. Neanche nel terzo mondo un momento ci sono queste montagne di porcheria. Sì, topi, arrivano adesso col caldo, iniziano ad arrivare i topi, arriva di tutto. Ratti. Poi anche i bambini che comunque circolano. Ma possono. No, possono crescere così sti bambini? Assolutamente, uno spettacolo indecoroso. È una vergogna. No, ha ragione il signore, quello che se arrivano e se l'AMIU arriva e trovano dei camion, delle macchine, basta chiamare. Esatto. Carattrezzi, via, si porta via, cioè multa quello multa che è una o due volte, cioè, un po' di civiltà bisogna averla. Bravo. Ecco, quello praticamente che sosteniamo noi, la situazione. Scusate, ma... ha fatto benissimo. È la rabbia. Ha fatto benissimo. Grazie, arrivederci. Arrivederci. Grazie. La situazione deve essere assolutamente risolta e una soluzione proprio quella appena indicata. Qui c'è lo spazio per la manovra del camion. Si potrebbe mettere dei cartelli con un divieto di sosta. Sì, divieto di sosta, intervenire se... c'è l'impossibilità di fare, se ci sono macchine, e poi vedere come va la situazione. Certo che comunque sì, ci sono alcune situazioni che come questo dovrebbe divano essere portato con gli ingombranti o far venire il camion degli ingombranti. Può essere magari così collegato a un grido di protesta, secondo sì, me. Sì. Vogliono i bidoni. Vogliono i bidoni, a questo punto la soluzione va trovata, perché non siamo a livello di, non so, stavo per dire di asilo infantile, insomma, questo ma tra tutti i problemi, professore, che abbiamo visto in questi anni assieme, questo mi sembra abbastanza risolvibile, ma basta anche un po' parlare con le persone che abitano qui, insomma, esatto, che magari diventano almeno noi forse magari ignoriamo qualche passaggio, però sì, diventano collaborativi, magari indicano anche loro delle soluzioni. Quel signore che ci ha appena parlato ne ha indicato una. Tutto è successo perché un camion un giorno, un camion un compattatore
non riusciva a far manovra e allora hanno deciso che di spostare, che questa non era il posto giusto. Ma qui, come ha detto il signore, guardate che sfilata di case abita, ci saranno soltanto un centinaio di famiglie, cosa fanno 200 metri con magari con pesi, eccetera eccetera. Insomma, io credo che una soluzione debba essere trovata, sia anche tutto sommato facile da trovare dal mio punto di vista. Poi non so, come hai detto tu, magari c'è qualcosa che ci sfugge, qualche passaggio che ci può sfuggire. Va bene, a questo punto qui dal fondo di via La Malfa al civico 51, qui abbiamo i campi, abbiamo un altro pezzo di città che si affaccia lì, un pezzo di periferia, un residuo di una casa di campagna patronale, un pezzo che è rimasto, un pezzo della campagna. Vabbè. Un saluto caro e ancora buon 2 giugno. 2 giugno, arrivederci a tutti. Svegliati Alessandria. Arrivederci.